Siamo pronti allora? Sì, poco, io sono super mega pronto. Tu, dolcetta? Super, sì, anch'io. Attimo, andiamo. Vado a chiamare la ragazza Creeper, arrivo un attimo. Ma non avevi detto che arrivava lei? Sì, arriva pure a lei, l'avevo invitato pure a lei. Sì, arrivo. Vabbè, okay. Io mi tengo lontana, mi odia. No, tranquilla, ragazza Creeper. Ehi! Vieni, andiamo in spiaggia, dai. Ah, che bello. Oggi stormo, si va in spiaggia e si va a grigliare un po' di salsiccia in spiaggia. Dai, andiamo. Ah, non vedevo l'ora. Tu ci sei qui, vabbè, noi possiamo volare, quindi immagino se la farà a piedi. Sì, no, nel senso, no, camminiamo e basta, sì. Come stai, ragazza Creeper? Tutto bene? Ah, ok, vabbè, immagino che tipo avrà detto tipo tutto bene, diciamo. Ma perché l'abbiamo invitata tanto? Non capiamo nemmeno che cosa dice. Ma perché è simpatica. È vero. Comunque sono veramente un sacco dorati i tuoi capelli, ragazza Creeper. È carino, sbriserino. Allora, vieni. È vero, è molto carino. Non posso dire. Ok. Non la insulto. Ok, lì c'è la zona che ho allestito per fare il barbecue. Sì, è mio. Okay. Me la vedo io, so io cucinare. Bene. Ok, vai, andate. Oh, andiamo! Sì, andate. Ok, perfetto. YouTubeBot! Dove sei, YouTubeBot? YouTubeBot, sono arrivato. Ottimo, perfetto. Allora, YouTubeBot, allora, che cosa è successo nello scorso video? Ok, allora, scorso video è successo questo, un attimo solo, ti faccio vedere io. Oh, perfetto, la ragazza Drago diventa fortissima. Vabbè, questo è uscito da poco, ok? Ah, abbiamo raggiunto 6.000 like in qualche oretta e qualcosa. Ok, allora, facciamo una cosa. Se arriviamo in questo video a 5.000 like nella prima ora, io stormo, sapete cosa faccio? Vi faccio una sorpresa nel prossimo video. Quindi 5.000 like e poi, vabbè, un commento strambo. Sì, un commento strambo, c'è questo qua. Ok, YouTubeBot mi sa che non funziona. No, YouTubeBot mi sa che è completamente sbagliato. Ah, ok, ecco, questo è quello giusto, YouTubeBot. Scusami, è da poco che lo faccio. E vabbè, dai, andando avanti si impara. Non dobbiamo scegliere noi ma il tuo cuore. Hai ragione, Zakaria. Hai ragione. Molti di voi ragazzi nello scorso video mi hanno scritto un sacco di commenti inerenti al fatto che potevo scegliere uno o l'altra di ragazza. Però il fatto è che magari effettivamente uno dei commenti che è stato più apprezzato, tra cui un sacco di altri voi, è stato quello di Zakaria. E onestamente l'ho apprezzato anch'io, tanto che appunto gli ho messo pure il cuore. E mi raccomando, scrivete qua sotto nei commenti tutte le varie cose. Comunque grazie YouTubeBot, puoi andare. Via, fuori. YouTubeBot, arrivederci. Ok, perfetto, a posto, se n'è andato via. Ottimo, vabbè, se è andato, non lo so, a infrescare negli alberi. Ok, bene. Ehi, sono qui. Ehi, Spree, finalmente. Ciao papà. Ah, ma ti sei messo sopra. Ho fatto 2, 1 e 1. Oh, perfetto, grazie. Vabbè, lei, insomma, aspetta. In che senso? Aspetta. Ah, sì, vabbè, sì, adesso sta per. Vedi com'è brava la ragazza Drago a cucinare. Sei strabrava, eh? Grazie. Bello, sai, una delle mie specialità, sai, nei miei tempi. Beh, comunque. Vieni qua, ragazza Creeper, vieni. Allora, dimmi un po'. Come stai? Tutto bene? Sì? Cerchi ragazzo? Era un sì, era decisamente un sì quello. Ok, vabbè, non capisco quello che dici, ma va bene. Devo darvi un pezzo di salsiccia a te di nuovo. Oh, grazie. Ma scusa, ma la ragazza Creeper non glielo dai? Non sono ancora pronti, che ci posso fare? Io mica controllo i fornelli. Ma mamma, ma taglielo, scusami, no? Appunto, dolcetta, dagli una salsiccia. Vabbè, quando cuoce, è cruda. Ma ne hai dato due a me? Aspetta, te ne do una a te. Tieni, prego. No, guarda, è pronto. Ah, ok, va bene. Dai, daglielo. Oh, mi è caduto in terra, che peccato. No, ma cosa fai? Me l'hai sporcato di sabbia. Sì, guarda, mi dispiace. Guarda, te ne preparo subito un'altra. Cosa? Papà, posso parlarti un attimo in privato? Ok, va bene, vieni. Papà, anche a te sta sembrando il fatto che quella ragazza sta un po' diventando stramba.
Sì, un sacco sbriserino. La ragazza drogo veramente sta diventando un sacco stramba. Probabilmente, sai perché? Perché? Perché secondo me si stanno un po' ingelosendo entrambe. Davvero? Quindi stai praticamente conquistando i loro due cuori? Esatto. E non vorrei però che tipo arrivessimo ad un punto dove dovrebbero combattere per deciderlo. No, non ci arriveremo mai a quel punto. Beh, spero di no. Beh, allora ragazze, bene. Allora, sta passando tutto bene? Sì, direi benissimo. Io mi distendo un po'. Oh, cos'era quello? Un no, non ne posso mangiare. Oh, l'hai sentita, giusto? Non ne può mangiare. No, in realtà era un sì. Era un, quando è tipo. Quando fa. Xix, 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 significa che tipo. Hai capito? È un sì. Mentre tipo fa. Xix, xix, cioè, significa che tipo un no, capito? Vabbè, ma cioè, un creeper non dovrebbe mangiare queste cose. Dovrebbe mangiare. Insomma, quello che mangiano loro, no? Cos'è che mangiano i creeper? Io non lo so. Xix, xix, xix. Beh, polvere da sparo, cose del genere. Beh, in effetti sì, forse quindi, hai ragione. Mi spiace, forse dovevi tornare a casa tua, insomma, o morirei di fame, una delle due cose. No, dai! Continuo a cucinare qualche salsiccia. Ancora non ti ho dato nessuna salsiccia, vabbè, mangia quella che ti ho dato, ok? Ecco. Tieni, tieni, ti do anche la mia, tieni. Ok. Perché fai così? Scusami. Ragazzi, non c'è bisogno di tagliele. Ma come? Ma va sì, bene, appunto. Gliela do una salsiccia. Tieni, tieni una salsiccia, to. Ecco, bene, brava. Ottimo, oh, mamma mia. Scusami, ma purtroppo la ragazza drago è un po' gelosona. E purtroppo non ci posso fare nulla. Lo so, tu dici. Mi dispiace, hai ragione. Hai tutte le motivazioni del mondo per fare quella faccia. Comunque la ragazza Blaze veramente sta un po' ritardando. Io avevo detto di venire qua a questo orario, ma è un po' in ritardo. Ah, pure lei, cioè? Sì, doveva arrivare pure lei. Davvero? Vabbè, sì. Allora non preparo altre salsicce se la vede da sola. No, perché se la vede da sola, poverina? Fagli le salsicce. Aspetta, quella lì sputa fuoco. Che cosa... ok, ok, altra salsiccia, va bene. Vai, ottimo, perfetto. Vabbè, tranquilla, sì, sì, non è tutto normale. Non è che altra gente qui che io devo preparare milioni di salsicce. No, non ti sto utilizzando come... Oh mio Dio, non ti sto utilizzando come una cameriera. Oh, ciao ragazza Blaze, come stai? Tutto bene? Sì. Oh, che bello. C'è un po' di freddo fuori. Sì, beh, se io giorno e notte in mutande e reggiseno, direi, porca miseria. Vabbè. Vabbè, mi riscaldo così. Beh, in effetti. Comunque, vuoi qualcosa da mangiare? Mangiare? Sì, qua, guarda. Sì, mangiare, sì. Oh, perfetto, vai. Ma sa pure cucinare bene. Cioè, oltre sì, alla carne. Sì, lo so, grazie. È carne di topo? Se ti dico di sì, non la mangi? Comunque no, non è così. Va bene, farò finta di non sapere che cosa sia e... No, vabbè, è una salsiccia cioè... normalissima, tranquilla. Sicuro? Sì, è buonissima, tra l'altro. Cosa mi racconti? Io? Sì, tu, chi sto guardando dal palo lì in fondo. Ciao palo, cosa stai facendo? Ah, sì. No, niente. Ti racconto che stavo a casa. Stavo a casa e... Niente, cosa devo fare nella mia vita? Non lo so, che cavolo ne so! Ma manco sei inventata! Ma la ragazza... Come si chiama quella ragazza che gli passi addosso? Ah, la ragazza Gast! E che fine ha fatto? Non viene? Ah, lei non può mangiare! Ah, ok, è vero, niente. Mi dimentico che lei non può mangiare, mangia anime. Cosa mangia? Sì, anime. Quella cosa verde, strana, è vero? Plasma, cos'era? Oh mio Dio, posso chiamarvi un attimo? Ragazza Blaze, vieni qua un attimo in privato. Arriva. Oh mio Dio, guarda, okay. C'è una coccinella. Oh, che carina. Ascolta, okay, ma a te sembra strano per come si comporta la ragazza drago quando questa è a fianco a quella della ragazza creeper. Ma cosa c'è, una specie di affinità tra te e la ragazza drago? Ma in realtà rende entrambe, sia ragazza creeper che ragazza drago. Il problema è che io devo decidere chi potrebbe essere la mamma di mio figlio, ok? Un sacco di miei fan hanno scritto nei commenti che tipo, guarda, secondo me la ragazza creeper perché c'è di più. Oppure, sai, la ragazza drago è meglio perché è un drago come voi. Però capito, cioè sto notando che tra le due... È vero che la ragazza creeper non sa parlare, perché altrimenti gliene darebbe quattro. Però la ragazza drago è tra quelle che magari sta più zitta. O sbaglio? Sì, però allora, per tuo figlio secondo me è molto meglio il drago, appunto, perché è un drago. Ok. Però, appunto, la ragazza creeper c'è da molto più tempo e lei non sai quanta roba mi ha detto. Cioè, mi ha parlato sempre di te, che... Cioè, dopo quel casino che era successo all'inizio che non mi fidavo,
Poi mi ha parlato di te. Cosa ti ha detto? Cioè, che gli piacevi. Fin dall'inizio. Wow. E che pensavo che tu eri gelosa. Io? Sì. Ma che? Ah, ok. No, volevo soltanto farla impegnare un altro po', perché... No, un pochino... Sì? Ah, sì, no, c'era una coccina lì, siamo messi a parlare. Freddo qui, nel, che nel senso... Ah, no, 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 andiamo lì. Stavo dicendo una cosa importante. Insomma, quanto ci dovevate mettere, era un po' preoccupata. No, era carina la coccinella, si era fatta male. Cosa dobbiamo fare, non torniamo a casa? No, 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 restiamo qua, dai, cioè, è presto ancora. Io sto ancora digerendo. Stare in mezzo alla gente, nel senso, mi stavo abituando a casa tua, sai. Ho capito, ma devi abituarti anche a stare in mezzo alla gente, altrimenti come trovi un lavoro? Allora, perfetto. Chi viene qua a fianco a me? Io. A guardare il cielo. Io. Arrivo, papà! Oh, guarda che bello. No, mannaggia, le salsicce bruciano se non le controllo. Ah, giusto, hai ragione. Vabbè, puoi smettere di cuocere, tanto abbiamo finito di mangiare. È vero, sono Dazio. Ok. Wow, guarda, papà, ho visto un missile nucleare termodinamico. Che cosa? E quella è una stella. Quella. Guardate, sono una stella. No, no, quella. Che figata. Che bello stare con voi. Guarda, sono una stella. Comunque, ragazza Creeper, ascolta. Io... Oh, nulla. Io niente. No, senti. Aspetta, senti, vieni qua, cara. Vieni tu qua. Stai cercando rogne, vero? È vero che stai cercando rogne? Sei in mezzo a noi, non ci fai niente. Tu non puoi nemmeno parlare. E non mangi le salsicce. Sei qua per dare fastidio, è vero? Cosa? Da quando ti ho conosciuta. Ah sì, sì, l'hai sentita. No, non l'ho sentita nemmeno io, perché non so cosa significa quello che dici. Sì, oddio, sta andando. No, ragazza Creeper, ma perché? No, 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 no. Oh mio Dio, oddio, no. L'hai fatta incavolare. Che si merita. No, 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 tranquilla, tranquilla, Allora, ehi, dai, basta, non esplodere, ti fai male. Ok, esatto, dai, ti fai male. Tranquilla. Allora, ora tu vai da lì e le dici che stai scherzando. Sì. Ma perché devo farlo? Perché devi farlo? Ai miei tempi sarebbe morta, l'avrei mangiata intera. No, non puoi. Qua siamo in altri tempi, ok? E devi abituarti. Quindi adesso vai da lì e ti scusi, vai. Scusati. Scusa. Oh mio Dio. È così. Oh mio Dio, ma ti devo trattare come una figlia.